Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo con il primo video di una potenziale nuova serie, perché come potete vedere non siamo su un vero e proprio gioco, siamo su internet, perché siamo sul sito di Transfermarkt. Probabilmente per gli appassionati di calcio lo conosceranno già, per chi non lo conosce è un sito che ti permette di vedere quanto costano i giocatori di ogni squadra di calcio in Europa e nel mondo. Bene, da un po' di tempo c'è questo giochino che praticamente funziona in questo modo. Ovviamente noi adesso siamo nella schermata principale, dove dobbiamo scegliere prima di tutto la lega che vogliamo affrontare e la difficoltà. E praticamente come funziona questo gioco? Avete presente preferiresti? Ecco, in questo caso abbiamo a disposizione due giocatori. Dobbiamo capire qual è quello che vale di più e quello che vale di meno. Ovviamente anche qua si va avanti a seconda di quanti ne indoviniamo. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito, questa volta con la Serie A. Ovviamente se volete vedere altri campionati, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, lasciate un bel mi piace. Quindi direi di iniziare subito con la Serie A. Incredibile. Se lo vedete un po' sfocato è perché è piccolina la schermata, quindi purtroppo è così ragazzi. Signori, iniziamo. Federico Chiesa contro Koray Günther. Allora, qua direi che andiamo molto sul sicuro, perché Günther penso valga molto meno. Esatto. Secondo round, Günther contro Chiriches del Sassuolo. Chiriches, come cazzo si chiama? Allora, qua potrebbe essere già più complicato, però io ti direi che Chiriches valeva di più. Benissimo, perfetto. High score 1, rigiochiamo subito. Perfetto, Lucas Lee va contro Stefano Denswil. Direi che Denswil più o meno, cioè meno, ok, easy. Denswil contro Berenguer. Allora, tutto il rispetto, però io penso che Berenguer valga un pochino di più. Porca troia, di un milione, che culo, madonna. Ah, Berenguer o Valukiewicz, come cazzo si chiama questo qua? Comunque, ciao Valukiewicz che ci segui sempre. Allora, Valukiewicz, direi meno. Ok, di 2 milioni. Minchia, sono tutti riavvicinati comunque, cazzi. Allora, Valukiewicz contro Malinowski, chiaramente di più. Cioè, solo 21 milioni, pensavo di più, ragazzi. Ok, Malinowski e Dzeko. Arca troia, Dzeko. Io, allora, ho seguito il mercato, mi sembra che la Juve offrisse 15 milioni, quindi penso valga meno Dzeko. Beh, fatti 10 milioni, easy. Ok, Dzeko contro Lautaro. Direi che Lautaro vale molto di più, 70 milioni. Di conseguenza, Lautaro vale più o meno di Younas. Bah, io ho sbagliato tutto, ho rotto tutto. Direi che Younas vale molto meno di Lautaro. Direi proprio di sì, perfetto. Siamo a 7. Ok, dai, vediamo di arrivare subito a 10. Younas contro Dykes. Cazzo, Dykes meno. Ok, dai, abbastanza sul sicuro. Allora, Dykes contro Kluivert. Kluivert io penso valga un po' di più. Ok, 20 milioni, ci sta. Easy. Siamo a 9, dai, 1 per arrivare a 10. Direi che Patrick della Lazio vale molto meno di Kluivert. Esatto, siamo in doppia cifra. 10 ragazzi, dai. Easy. Ilicic ragazzi vale chiaramente di più. E dai, è quasi il doppio. Josip contro Cristiano. Vale chiaramente di più Cristiano, dai. Cristiano contro Igor. Direi che non c'è paragone. Ciao Igor, che anche lui ci segue sempre. Non è vero? Igor contro Insigne. Insigne direi molto di più. 48 milioni. Ragazzi, stiamo andando speditissimi, porca troia. Dai così, avanti cazzo. Insigne contro Ramsey. Ramsey vale molto meno. È un bidone. Non è vero, dai, Ramsey non è malissimo. Dai, Ramsey o Rog. Meno. Porca troia, sì, meno male. Qui ero molto dubbioso. Rog contro... Oh, Duncan. Cazzo. Cazzo, Duncan. Oh, merda. 13 milioni? Lì siamo vicini, ragazzi. Siamo molto vicini, molto molto vicini. Allora, se devo seguire il mio istinto dico Iger. Però, secondo me, è di pochissimo. Quindi potrebbero essere anche uguali addirittura. Sì, vale di più Duncan, sì. Duncan contro Alexandro. Di più. Sì, 35 milioni. E andiamo. Sì. Alexandro contro Gabbia. Dai. Gabbia contro Ferrari. Az. Ferrari. Gianmarco Ferrari. Questa ci incula. Siamo a 19. Questa si sbaglia. Cioè, la sbaglio. Secondo me Ferrari vale non molto meno, ma siamo lì. Matteo Gabbia o Ferrari. Ferrari vale di più. Sì, così 20. E andiamo, ragazzi. Pa, subito. Ferrari contro Roma. Orca troia. Cazzi. Romagna o Ferrari? È dura.
dura, è dura, è dura. Si sta facendo dura la situa, eh? Allora, Romagna, guarda, io ti direi meno. Non penso valga più di 8 milioni. Meno male, dai così 21. Dai così, Romagna contro Lianco. Oh cazzo, ragazzi, sta veramente diventando dura. Oh cazzo, Lianco o Romagna? Siamo vicinissimi anche qua. Io vi direi che Lianco. Oddio, Lianco. Oh mamma, Lianco. Secondo me vale meno Lianco. No, figa del sì. Comunque, ho 21. Non male. Non male. Ovviamente, ragazzi, vi lascerò qua sotto il link. Io direi di giocare subito un altro round per vedere se riusciamo a battere il nostro. Subito, Pezzello contro Pasalic. Pasalic vale di più. Esatto. Grande Marco. Mario, ma che. Intanto vorrei rendervi partecipi che l'Udinese ha subito gol dal Verona. Quindi sapete anche quando sto registrando questo video. Pasalic contro Hakimi. Hakimi vale di più. Direi proprio di sì. Ora, Acha, Akraf, Akrash, Ara, Hakimi contro Pedro. Pedro, insomma, valga meno. E dai, dai. Pedro contro Stracoscia. Di più Stracoscia. Direi di sì. Bene, dai, oh. Verso il 21. Stracoscia contro Musacchio. Direi Musacchio meno. Ok, dai, ci sta. D'accordo. Berenguer. Berenguer l'abbiamo visto prima? No, però Berenguer penso valga un po' di più. No, vale molto meno. Dai, rigiochiamo subito, ragazzi. Non dobbiamo battere il record di 21. Obiang contro Laxalt. Laxalt vale porco 2 di 500.000. Che culo. Laxalt contro Irving. Irving, ragazzi, penso valga un po' di più, effettivamente. Irving contro Andrea. Vale di più Andrea. Non tantissimo. Pensavo sui 60, però vabbè, dai, ci sta. Belotti Ibañez. Ibañez vale meno di Belotti, direi di sì. Ibañez Gollini. Gollini penso essendo giovane valga un po' di più. Dai, ci sta. Allora, Pierluigi Gollini contro Younas. Younas l'abbiamo visto prima, mi sembra meno. Esatto, la metà più o meno. Tamese. Chi è questo? Meno. Porca troia, ma chi è questo qua? Dell'Hellas Verona, mai visto. Che lui ci segue sempre, ciao. Tamese contro Lobotka. Lobotka vale di più, Lobotka, dai. Lobotka, Toloi. Toloi mi sa meno. Puttana, 3 milioni e basta? Cazzi. Toloi, Locatelli. Dai, Locatelli vale di più. Locatelli vale di più. Locatelli, Fabian Ruiz. Ecca l'inculata. Azz. Secondo me siamo lì. Fabian Ruiz, allora, se devo seguire l'istinto come ho detto prima, Fabian Ruiz vale di più. Però penso sui 30 milioni. 50, ok, dai, ci sta. Che sudata. Siamo già ad 11, dai. Ruiz, Ciric, meno. Dai. Maximovic, direi un po' di più. Ok, sì, di più, dai. Maximovic versus Linetti. Di meno direi, dai. 10 milioni, minchia, 10 milioni di Linetti. Pensavo molto meno. Linetti, Gulam. Oh, cazzo. Ah, oddio, ah, fermi. Perché Gulam non gioca da un botto, non gioca. Sì, così, grande. Questo è un grande round. Siamo a 15, Gulam versus Leonardo Bonucci di più, direi 18 milioni. Marlon contro Bonucci, direi meno. Esatto, direi molto meno. Ok, Marlon versus Robin Olsen. Olsen alla Roma è tornato? Olsen alla Roma? Davvero? Non lo sapevo. Meno. Sì, così, grande Olsen. Dai, 3 al record. Olsen Yoshida. Di più. No, figa dei buoi. Valeva meno Yoshida, cazzo. Cazzo. Dai ragazzi, ultimo round, dai. Benežinski contro Rebic. Rebic, insomma, penso valga un bel po' di più. Ok, Rebic, Bonaventura. Bonaventura ormai penso abbia fatto la sua parte, 7 milioni. Bonaventura, Gagliardini. Gagliardini penso valga un po' di più di Bonaventura, il doppio, esatto. Vai, subito, spediti, cazzo. Voivoda, meno. Easy, 4 milioni, grande Voivoda che ce l'ha al fantacalcio. Voivoda ancora. Oh cazzo, voleva di più Kirikes. Grandissimo Kirikes. Chiriches. Firikes. Ok, Kedira. Di più purtroppo. Bene ragazzi, non valeva di più Kedira, l'ho presa in culo. Ragazzi, detto questo, il mio record è 21. Se volete battermi, il link lo trovate in descrizione. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete fatto di più o di meno di me. E niente ragazzi, fatemi sapere qua sotto anche un prossimo campionato da affrontare sempre su questo gioco, se lo volete. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare almeno a 10 mi piace. E niente ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e con un nuovo streaming. Qua da me è tutto. Bella.